stanno all'esordio e si ripartiti male, diciamo che porta male. La difesa non è fortunata. Io personalmente non ci ho mai visto, mai. Quindi speravo quest'anno fosse molto buona, invece no, abbiamo trovato comunque una squadra forte. Dobbiamo essere pronti, che probabilmente saranno tutte così contro di noi, però difficilmente le squadre giocheranno a viso aperto, proveranno a scoprirsi come hanno fatto per esempio mattina a Bologna. Dobbiamo capire che quando riusciamo a vincere sarebbe bello non perdere. Mi sembra una frase fatta, però onestamente non ha creato dei pericoli clamorosi, insomma. Sono delle ingenuità che è chiaro che ci stanno, ma la paura deve essere quella di annullarle. Che ripeto, purtroppo saranno poche le partite in cui andremo e vinceremo 3-0 al primo tempo. Quello dobbiamo metterci in testa. Ecco, l'occasione del gol subito, forse un po' di disattenzione da parte della retroguardia. Tu che eri lì, che cosa hai percepito in quella situazione? Sì, un contraccio da fermo. Si prende gol su un calcio da fermo, qualcosa che non va, cioè, ora senza cercare i colpevoli, perché non è nemmeno giusto. Qualcosa a migliorare ce l'abbiamo. Poi ovvio ci sono anche gli avversari che, come noi, prepariamo gli schemi, le palline attive le preparano anche gli altri. Tra l'altro abbiamo trovato una squadra sotto questo punto di vista molto preparata, molto fisica, e un allenatore ci lavora molto su queste cose. Quindi insomma, si può fare, ma è chiaro che il metodo preventivo anche si può prendere. Il mister diceva che per certi versi una squadra può fare bene, nel senso che magari dopo appunto questi successi in Coppa si poteva pensare, no, magari fare la prima e proseguire su quella scia, invece questo gli ha riportato un po' i piedi per terra. Ma non ce ne fosse bisogno, perché ripeto, abbiamo affrontato tutte le partite ufficiali, amichevoli, che abbiamo fatto fino adesso, sempre con la giusta determinazione, al di là della categoria. Io penso che bisogna entrare l'insegnamento anche da una sconfitta, e è venuta la prima, è chiaro che sarebbe stato bello continuare sull'entusiasmo che si era creato in Coppa, ma probabilmente può essere anche un segnale per farci capire che il campionato è un'altra cosa, che i ritmi e anche l'agonismo è diverso, tanto più quando parti favorito. Vediamo invece gli aspetti positivi: il tuo recupero record al ginocchio, siamo quasi vicini al record, 20 sì. giorni, meno. Forse anche meno, esatto. Meno. Sì, no, sono contento. Uno è che ci tenevo a esserci alla prima. Siamo in ritiro dal 10 luglio, stiamo allenando dal 10 luglio, quindi è un peccato arrivare al campionato e non poter giocare dopo due mesi. E sì, devo dire che onestamente non ci speravamo neanche così tanto quando mi sono operato con lo staff, insomma. Ho lanciato una sfida e gli ho detto: ragazzi, devo farci da 20 giorni. E loro l'hanno accettata, insomma. Tra l'altro, finalmente devo fare un ringraziamento a tutto lo staff medico del Pavia, in particolar modo al dottor Pavesi, che è stato quello che fisicamente mi ha operato, e a Tomarchio, professor Tomarchio, che non ha dormito la notte insieme a me per riuscire a fare questa impresa, insomma ce l'abbiamo fatta. Era lunedì 24 agosto, sbaglio? Sì, lunedì 24 agosto. Però al di là della partita di oggi, io mi sto allenando con la squadra da martedì, quindi dopo 15 giorni, insomma, è stato un bel bello. Ma com'è andato il campo? No, è andata molto bene, è chiaro che non è fortuna, adesso non ancora, certo. Esatto, certo. Ancora.
l'hanno lavorato molto. Buono, benissimo, grazie. Grazie. Ciao.